Ecco qualcosa che prima non sapevate di sicuro. Cominciamo! Questo è lo scheletro di un tucano, è fatto di cheratina, lo stesso materiale delle nostre unghie e i capelli. Con il tempo si deteriora, come se stesse diventando ruggine. Notare poi il becco impressionante. Oh, questo fa paura da guardare, sembra impossibile. È stato intercettato un calamaro di quasi 4 metri sui fondali oceanici del Golfo del Messico, e questo è il suo globo oculare. Il famoso stemma della Ferrari è ispirato al logo dell'aereo del maggiore Francesco Baracca, un vero elite della forza aerea italiana. Questo robot è chiamato Velox ed è prodotto da un'azienda chiamata Pliant Energy System. La particolarità? Può muoversi in qualunque terreno, perfino dentro una piscina. Non ha il minimo problema nemmeno ad arrampicarsi su una montagna. Per ora è solo un prototipo. L'anatra mandarino è uno degli animali più belli e richiesti del mondo. Lo so, non ve l'aspettavate, vero? Un'anatra colorata e vivace come poche. Non esistono i puffi, vi ho sconvolti, eh? Ma c'è una famiglia completamente blu nel Kentucky, famosa proprio per questo. È una malattia ereditaria. I Fugate, questo è il loro cognome. Dal XIX secolo hanno procreato solo figli dalla pelle blu, a causa del gene recessivo che non riesco nemmeno a pronunciare, quindi vi scriverò a schermo, che è diventato dominante per via dei matrimoni tra consanguinei. Infatti queste persone si sposano solo tra parenti, a causa della loro mente molto chiusa al resto del mondo. Questa animazione è basata su uno dei primi disegni mai fatti sull'interno del corpo umano e su come funziona, precisamente di Fritz Kahn. Sembra di vedere degli operai a lavoro in una industria. Queste scarpe si chiamano Moon Shoes e sono state vendute per $437.000. Sono state il primo prototipo inventato dal cofondatore della Nike Bill Bowerman, una vera rarità. Gaster acantra cancriformis, non è una parolaccia ma solo questo fantastico ragno dalle forme incredibili, è chiamato anche ragno soldato, non l'avete mai visto, vero? Se il vostro sogno è vedere la Terra dallo spazio e le stelle intorno ma non siete abbastanza astronauti per poterci riuscire, allora ecco una compagnia spagnola chiamata Zero to Infinity, che vuole portare le persone nello spazio dentro una navicella a forma di pallone schiacciato, per un tour di 4 ore, chissà quanto costerà. Il Bruco Barone è un esperto nel mimetizzarsi. Non l'avete mai visto, vero? E neanche adesso riuscite a vederlo. Sì, sono sorpreso quanto voi. Se vi siete mai chiesti come potrebbero essere le case su Marte, beh, ecco la risposta della NASA con disegni annessi. Lui è Crystal, l'animale più famoso ad Hollywood. Ha partecipato a più di 20 film e si fa truccare e fotografare come qualunque altro attore o attrice di Hollywood. Indossa pure dei vestiti. Capite? È l'animale più pagato al mondo, pure più di noi semplici lavoratori. L'aereo da trasporto sovietico chiamato AN-225 è il velivolo volante più pesante del mondo, 640 tonnellate. Questo posto si trova all'Empire State Building a New York, è un negozio di merchandise di King Kong, fantastico, vero? Al contrario di quello che si vede nei film, la carne cruda presa dal freezer non aiuta a diminuire i lividi, nemmeno un po'. Al contrario, contiene ancora batteri che potrebbero attaccarsi e peggiorare la situazione. In Florida esiste questo pub, si chiama McGuire's Irish Pub. Il proprietario di questo ristorante chiede gentilmente ai suoi clienti stranieri di appendere l'equivalente di $1 nella valuta del loro paese per avere un ricordo. Adesso ha più di $1 milione in ricordo, a quanto pare. Lo sapevate che i caccia possono rifornirsi di benzina durante il volo? Ok, ora lo sapete. Questa mela è chiamata diamante nero ed è estremamente rara da reperire. Una sola costa l'equivalente di 8,50 € e si può coltivare solo nelle montagne più alte del Tibet. Questa compagnia lascia sempre dei semi di vari tipi di frutti dentro le matite che produce, così quando sta per finire la gente avrà da ripiantare un altro albero per aiutare il mondo. Con questo concludiamo, allora quante ne sapevate? Non fate i timidi e fatemelo sapere nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi e mettere mi piace se ovviamente il video vi è piaciuto e alla prossima gente! Il proprietario di questo ristorante...